Ventesima giornata di Serie D, Voluntas Spoleto contro la Massese. Al comunale di Spoleto comincia tutto in salita. Dopo soli 6 minuti di gioco è già calcio di rigore per la Massese. Bruttissimo errore di Paparelli, l'ennesimo della stagione, e Canalini che realizza 0-1. Al 18esimo ancora la Massese con un bel tiro di Canalini per Lazzarini, niente paura, Paparelli prova a farsi perdonare respingendo. Minuto 23, si vede la Voluntas, punizione dalla tre quarti, bel tentativo ma nulla di pericoloso. Minuto 33, Fanelli, Voluntas intercetta un pallone che di prima per Minnucci prova ad impensierire il portiere avversario ma senza esito. Secondo tempo al comunale di Spoleto, intanto al minuto 7 altro calcio di rigore parato, ma sulla respinta Canalini raddoppia 0-2. Minuto 18, Canalini serve un assist filtrante per il numero 10 della Massese, Galelli, che con un potente destro spiazza Lazzarini ed è 0-3. Al minuto 20, bella punizione di Fanelli, tentata ambiziosamente direttamente in porta, ma che finisce fuori. Al minuto 27, poker della Massese con il neo entrato Vita, che dal limite del destro dell'area insacca un bel diagonale.